27 anni, perché è dal 95 che ho ucciso. E diciamo che adesso vicino alla sessantina, perché ce ne ho 57, e, mi è cambiato proprio il modo di guardare la vita e credo, come succede ai matti di una volta degli anni 50-60, penso di essere Rod Stewart. Scrivetelo, mi raccomando, ed è per questo che mi vesto con le giacche smesse di Rod Stewart. Queste sono proprio quelle originali, non è vero, questa non è vero, chiaramente lo dico da cabarettista, e per questo che insomma ho apprezzato molto, e la mia giornata inizia benissimo, e ho apprezzato che voi abbiate la terza media qui si sente, abbiate apprezzato la mia giacchetta. E sarò breve perché poi io tendo a dire sempre le cose che magari trovate nel press book, però sottolineo il pitch, l'inizio, l'idea di questo film. Ne stavo scrivendo un altro insieme a Filippo Bologna e il buon Calosci, produttore esecutivo di tutti i miei film. Come va la scrittura? E io dico bene, la scrittura bene. Certo è che in un momento così particolare del cinema e del cinema italiano in particolare, fosse, che ne so, l'idea di un prete che eredita un bordello in Svizzera, forse sarebbe un pochino più pizzicoroso. Ho fatto una pausa come quando Celentano mi raccontò che Yuppidu non doveva essere Yuppidu, sai, i cantanti mettono le parole in inglese, finto inglese, e lui aveva scritto Yuppidu, dopodiché era difficile metterci qualche cos'altro al posto di quella, di quell'espressione tanto felice. E lo stesso io ho detto a Filippo Bologna il giorno dopo, senti, ma invece di continuare a scrivere questo, ma se noi facessimo... E lui ha riso come tutte le volte che racconto il film. Ovvio che partendo da questa butade di sapore cabarettistico, poi abbiamo fatto un film, abbiamo scritto una storia e ci piaceva raccontare, ecco, io ho parlato della mia età, raccontare i primi punti della situazione, come si dice, i primi bilanci che si fanno, i primi veri bilanci che si fanno alla mia età. Non li fai certo a 30, non li fai certo a 40, non li fai certo a 50. Quando incominci a intravedere l'età della pensione, i 60 anni, incominci a dire nella vita di ciascun uomo, ho fatto bene o ho fatto male. Ecco, la cosa che ci ha divertito molto è far chiedere al mio personaggio se ha fatto bene o ha fatto male. Certo, aiutatissimo dal diavolo, in questo caso, un diavolo strepitoso, meraviglioso, ma lo sapete da anni che io sono innamorato fisicamente anche di Ceccherini, che mi mette di fronte a questa prova ardua. Questa prova che porterà anche a una